Roberto Moncalvo, 1700 amici. Beh, 1.600.000 soci, 1.600.000 soci agricoltori che hanno scelto la rappresentanza di Coldiretti e che la confermano ogni anno. Credo sia un grande orgoglio e una grande responsabilità. Per questo non possiamo limitarci a difendere gli interessi dal punto di vista sindacale dei nostri soci, quindi dal punto di vista del rapporto con le istituzioni, ma dobbiamo fare attenzione al reddito delle nostre imprese. Questa è la nostra grande missione e per tutelarlo servono anche accordi economici e commerciali importanti come quello che presentiamo con Inalca proprio in relazione alla carne bovina. In termini pratici, di cosa si tratta? Si tratta di un percorso già iniziato per potenziare in modo importante la produzione di vitelli nati in Italia, che poi si possano essere cresciuti in Italia, macellati in Italia, rafforzando una filiera di carne bovina totalmente italiana che metta al centro del commercio italiano e internazionale la qualità e la sicurezza alimentare del nostro prodotto. Sarà un'opportunità in più per imprese che potranno, soprattutto nelle aree marginali e del sud, tornare a quell'attività classica che fa bene all'economia ma che fa bene anche al paesaggio, perché un allevamento presente nelle aree marginali è una garanzia in più di tutela rispetto al rischio del dissesto idrogeologico. In questi ultimi 20 anni, come è cambiato l'allevamento bovino in Italia? Beh, sicuramente ci sono delle aree di grandissima professionalità che sono rimaste, che sono attive, che sono cresciute in termini di qualità e di sicurezza alimentare. Noi dobbiamo ridare dignità completa a questo settore rafforzando l'elemento del nato in Italia, quindi creando, insomma, attraverso quel concetto di linea vacca vitello la possibilità davvero di avere un'alta capacità di riproduzione di vitelli nati in Italia. Questa è una garanzia perché il consumatore di tutto il mondo chiede prodotto italiano. Noi dobbiamo poterglielo garantire con la massima tutela in termini di tracciabilità e trasparenza, ma anche con una grande azione economica che avrà effetti sicuramente positivi in tutti i territori e in particolare in quelli più marginali. Quindi il consumatore sarà anche tranquillizzato nel comprare un prodotto Inalca, perché sa che Inalca comprerà dai produttori italiani. Ovviamente sì, e quindi non solo l'etichettatura ma anche la portata di un grande progetto economico e commerciale che parte, ripeto, dalla valorizzazione del bovino nato, allevato in Italia e macellato in Italia. Quindi due partner fondamentali, l'agricoltura italiana e i nostri allevatori, insieme con Inalca che è il leader del mercato della carne bovina in Italia, non solo. E in più producendo questa carne con sostenibilità. Beh, ovviamente la sostenibilità è al centro del nostro settore. La nostra agricoltura e il nostro allevamento hanno nella qualità, nella sicurezza alimentare, nella sostenibilità tre primati importanti. La sostenibilità parte nelle stalle, parte in campagna con attenzione a tecniche di produzione sempre più sostenibili e anche con un'attenzione al benessere animale che va ben oltre le normative. Questi sono ingredienti fondamentali che non solo aumentano la sostenibilità di un settore, ma si traducono poi nella bontà del prodotto carne. Qui siamo nel padiglione Cibus Italia. Coldiretti ed Expo, due parole. Un grande successo, una grande scommessa che si sta traducendo ogni giorno in un grande successo. Ogni giorno una provincia diversa, ogni settimana una regione diversa, agricoltori che vengono a proporre i loro prodotti e attraverso i loro prodotti e le loro storie raccontano la distintività di un modello di sviluppo unico e che è replicabile e che sarà importante sostenere soprattutto nei paesi più poveri dove paradossalmente ancora gli agricoltori spesso soffrono la fame. Vogliamo parlare di giovani agricoltori? Beh, giovani agricoltura è un binomio imprescindibile. La grande capacità di innovazione del nostro settore è stata accolta all'ennesima potenza dai giovani che la stanno implementando nelle loro imprese agricole. Dall'inizio della crisi ad oggi 50.000 nuove imprese con titolari under 35, quindi un grande slancio anche in termini di investimento e di coraggio in questo settore. E poi tanti giovani che scelgono di studiare in percorsi legati all'agricoltura e all'allevamento proprio perché capiscono che il cibo e l'agricoltura costituiscono una traiettoria di futuro importante per il nostro paese. A noi come Coldiretti il compito come sempre di accompagnare e sostenere dei percorsi che sono fondamentali per dare un futuro positivo alla nostra Italia.
Vogliamo fare un saluto ai suoi 1.600.000 soci? Beh, un saluto a tutti gli agricoltori della Coldiretti e un grande augurio di in bocca al lupo per il futuro, sapendo che Coldiretti, come sempre, è con ognuno di voi.